Ciao amici, benvenuti sul mio canale. Col video di oggi, praticamente, mi è arrivato un nuovo pezzo. Ho approfittato del Black Friday. Mi sono ordinato un banco Sega nuovo e con il video di oggi andrò a fare le modifiche del mio vecchio banco Sega. Quindi, smontaggio, tutto il progetto in mente per quanto riguarda il fatto di far stare il nuovo banco Sega nel vecchio mobile. E che dire, lo sto guardando perché nel frattempo sto pensando, perché il progetto è in mente. Che dire, spero di riuscire a fare un ottimo lavoro anche per mettere in opera il nuovo banco Sega. Ora ringrazio gli ultimi iscritti. Purtroppo non vedo i vostri nomi, mi dispiace, non vi posso ringraziare per nome, comunque vi ringrazio. Un like, un commento è sempre gradito e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per essere aggiornati dall'uscita dei nuovi video. Ora, sigla e andiamo con il video. Ci vediamo in fondo al video. Go.
eccoci qua. Allora, prima di terminare il proseguire con il mio progetto, ho dovuto già praticamente modificare tutto quello che avevo sul banco. Ho utilizzato dei pezzi di morale da 6x6, come avete visto nel video, li ho dovuti tagliare a spessore per arrivare a filo. Comunque adesso vi spiegherò tutto man mano quello che ho fatto. Vi vado a descrivere l'acquisto che ho fatto praticamente vi faccio vedere le caratteristiche del Banco Sega che ho acquistato sfruttando l'offerta del Black Friday. L'ho pagato 99,99 euro, a differenza dei 123-125 che costava in precedenza. Non ho risparmiato tanto. Per quello che serve a me, io già subito, come avete visto dal video, l'ho già utilizzato anche senza il suo, viene fornito con le sue gambe. A me quelle non servono perché ho optato per andarlo a montare sul mio banco. Una cosa di particolare che mi sono trovato benissimo, io ero abituato a quella che era una sega circolare a mano e avrà avuto sì e no una potenza di forse neanche 1000 watt. Questa al momento che l'attacchi non ha il soft start, parte automaticamente a massimi giri, è data per 4250 giri e ha una potenza di 2000 watt. I tagli vanno lisci come l'olio, anche con legno più duro, ho già fatto anche delle prove. Che dire, ve lo posso anche consigliare come acquisto. Io le recensioni le ho viste buone, le uniche pecche adesso ve le faccio vedere, per cui anche ho optato di non utilizzare il banco come viene fornito. Ora andiamo a vedere nei particolari. Allora, come vedete qua abbiamo la regolazione dell'altezza della lama. Praticamente questo monta un disco da 254 mm per 30, ha praticamente un'altezza di taglio di massimo 8 cm. Adesso così è al massimo, come potete vedere qua. Adesso non vado a prendere il metro, però ha veramente 8 cm, confronto ai 5 cm e mezzo, 6 cm che avevo io con l'altra, è già tutto un altro lavorare. Viene fornito praticamente con questo qua, è il suo banchetto originale, per quale io toglierò questa e andrò a modificare la mia vecchia guida. Adesso ve lo farò vedere, perché con questa sì, è molto più veloce, però ha il problema che praticamente andando a puntare il pezzo qua, arrivando verso la fine della lama, questa si sposta di 2 mm. Non capisco perché non abbiano pensato di mettere una guida che andasse anche a ancorarsi dietro, in modo da avere più stabilità. Questa la utilizzerò per tagli piccoli. Viene fornito anche del jig praticamente per fare i tagli obliqui o anche per fare ovviamente tagli dritti, se uno ha un listello o cosa, viene molto più comodo per usare questo. E qua sotto inoltre abbiamo anche la regolazione del, come potete vedere, dell'inclinazione per i tagli. Così adesso praticamente è a 45 gradi, fa il taglio a 45 gradi, a 30 ci sono tutte le varie tacche, basta fissare e bloccarla. Al momento non ho avuto bisogno di fare alcun tipo di regolazione. L'unica cosa che io andrò a modificare, che qualcuno mi dirà è in garanzia, ma poco importa, mi sposterò l'interruttore e me lo andrò a posizionare qua, in modo che sia anche più comodo per me accendere e spegnere il banco sega. Vi faccio vedere
Adesso praticamente la partenza, e così sentite, è anche un po' leggermente rumorosa, ma tutto sommato forse più rumorosa, meno rumorosa di quella che avevo io inizialmente. Vedete, questo è il suo, come dire, rumore. Per me va più che bene. Oltretutto, questa io mi son trovato più che bene. Poi ovviamente andrò a fare anche qualche modifica, perché dovrò fare qualche jig per fare delle lavorazioni al meglio. Al momento non ho montato il paralama sopra, perché praticamente sempre praticamente, andrò poi successivamente a farmi la slitta qua sopra, per cui devo avere anche la facilità di poter levare il coltello. Utilissimo il coltello, che io purtroppo non avevo, perché ovviamente era una sega circolare da usare a mano. Ci si trova bene e non si rischia appunto che si chiuda il pezzo e si impunta il pezzo di legno. Dietro al suo condotto di aspirazione, che io al momento non ho collegato perché devo andarmi a procurare una bocchetta di raccordo per collegare il tubo dell'aspirazione, che dire, pienamente soddisfatto. Ho fatto un acquisto, ho preso l'occasione al volo. Comunque, ora proseguiamo col video e vi faccio vedere come modifico la guida e faccio i successivi passi. Eccoci qua, amici, progetto finito. Il banco sega è stato messo nel mio banco precedente con tutte le modifiche che avete visto nel video. Vi ho fatto anche una piccola recensione, come avete visto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Ho fatto anche, come avete visto nel video, dei bordini che prima non aveva assolutamente. Direi bellino, ma voi giudicare. Like e commenti sono graditi. Prima di terminare voglio ringraziare gli ultimi iscritti, che sono Laganaluccio, Igor Romandetto, Manuela Gemelli,
Marco Macchi, Mario Monti, Marco Isidori, Magical June, Giuseppe Flacco Montefiore e Sara's Family. Innanzitutto vi ringrazio per esservi iscritti, spero che i miei video vi piacciono, un like, un commento è gradito, spolliciate in su. Che dirvi? Iscrivetevi, una raccomandazione, iscrivetevi al mio canale se vi piace e attivate la campanellina per essere avvisati delle nuove uscite dei video. Con questo, ciao a tutti da Lolo 100% fai da te, ci vediamo al prossimo video. Ciao!